Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo sul grande vialone che porta dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina verso la strada, verso il grande viale San Marco che attraversa un po' San Giovanni Rotondo. E qui ci troviamo proprio alle spalle della grande croce del complesso di San Pio da Pietrelcina, perché vogliamo qui raccontarvi e leggervi un passaggio di una lettera che Padre Pio scriveva a Padre Benedetto nel luglio del 1917. Padre Benedetto, il suo ministro provinciale, ecco, qui parliamo di un Padre Pio che già si trovava qui a San Giovanni Rotondo. Il suo padre provinciale che sempre gli chiedeva notizie, ecco, come stai, come ti trovi, qual è la condizione del tuo spirito, e forse una domanda del genere aveva fatto, perché Padre Pio riscrive: ma come fare a dire ciò che io sento? Ecco, desiderate di sapere distintamente come vanno le cose del mio spirito, chiedeva quindi in una lettera precedente Padre Benedetto. E lui racconta: vivo in una continua notte. Le tenebre sono foltissime. Credetemi pure che questo è appunto di ciò che costituisce il sommo del mio interno martirio. Aspiro alla luce, questa luce non viene mai, e se alle volte pure si vede qualche tenue raggio, il che avviene troppo di raro, è adesso proprio che riaccende nell'animo le brame le più disperate di rivedere, risplendere il sole. E queste, scrive Padre Pio, queste brame, sono sì forti e violente che spessissimo si fanno languire e spasimare di amore per Dio, e mi vedo sul punto di andare in deliquio. Tutto questo io lo sento senza che lo voglia e senza fare nessuno sforzo per ottenere questo, scrive ancora Padre Pio. Il più delle volte mi avviene tutto questo fuori dalla preghiera e anche quando sono occupato in azioni indifferenti. Io non vorrei sentirle queste cose perché mi accorgo che quando sono assai violente anche il fisico ne risente fortemente, ed ho forte timore per questo che non sia operazione per me. Mi sembra di morire in ogni istante e vorrei morire per non sentire il peso della mano di Dio che gravita sul mio spirito. E poi Padre Pio si chiede al suo padre spirituale: cos'è mai questo? Cosa debbo diportarmi per uscire da questo stato sì deplorabile? È Dio che opera in me oppure è un altro che mi agisce? Parlatemi chiaro, come sempre, e fatemi conoscere come ciò procede. Dio si nasconde in una folta nebbia.